È scritto in Apocalisse, e questa città è la nuova Gerusalemme, una città benedica, Gesù è Dio, è il Signore, una città celeste, una città piena della gloria di Dio. E soltanto coloro che si convertiranno a Gesù Cristo entreranno nella nuova Gerusalemme, nella città celeste, nella città che è la capitale del regno di Dio, la nuova Gerusalemme. Lo dice la Bibbia nel libro dell'Apocalisse. Alleluia! E l'apostolo Giovanni vide questa città e scrisse queste parole. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Queste parole sono veritiere. Non importa cosa tu stai pensando, non importa quali sono state le tue credenze fino ad oggi, cosa tu credevi o cosa non credevi, ma la parola di Dio è veritiera. La parola di Dio è la verità. Gesù Cristo è la verità. Gesù Cristo è la verità. E Gesù Cristo è il re dei re. Lui è il regno dei cieli. Pentiti prima che muoia e vai all'inferno. Pentiti dei tuoi peccati. Pentiti delle tue bestemmie. Pentiti delle tue malvagità, della tua ribellione, perché se muori lontano da Cristo, tu non andrai nella nuova Gerusalemme, ma andrai nello stagno di fuoco, andrai nell'inferno, e sarà terribile quello che ti aspetterà. Ma sii saggio, sii umile e convertiti al re dei re, affinché anche tu possa entrare nel suo regno celeste, nella Gerusalemme celeste.